I carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa, con la collaborazione dei militari della locale stazione, hanno rinvenuto a Rosolini, in un terreno adiacente alla strada provinciale che porta a Modica, un'imponente struttura del III secolo a.C., potenzialmente un complesso di età ellenistica. Dai diversi allineamenti murari realizzati con la tecnica dell'opera a sacco con doppio paramento di blocchi squadrati sono leggibili almeno 5 ambienti, di cui uno potrebbe essere interpretabile come peristilio. Sulla base di quest'ultimo elemento è considerato che cronologicamente la maggior parte della notevole quantità di reperti dispersi nell'area è riconducibile ad età ellenistica. I funzionari della sovrintendenza di Siracusa ipotizzano che potrebbe trattarsi di una fattoria. Inoltre, la minore presenza percentuale di frammenti di materiali pertinenti ad età romano imperiale, quale la sigillata africana, orli e anse di anfore da trasporto, media età imperiale, farebbe presupporre che l'edificio sia stato in uso per un periodo di tempo molto lungo. L'operazione è frutto di un monitoraggio delle zone vincolanti da parte dei carabinieri che, in sinergia con i comandi dell'arma provinciale e con la collaborazione della sovrintendenza di Siracusa e con il coordinamento della procura e in particolar modo del sostituto procuratore Stefano Priolo, hanno permesso di individuare l'uomo affittuario del lotto di terreno che avviava una privata campagna di scavi appropriandosi di oltre 2.000 reperti archeologici, tutti recuperati provocando irreversibile danneggiamento dell'antica struttura. La sezione tutela di Siracusa ha posto quindi sotto sequestro tutta l'area interessata, anche allo scopo di consentire alla sovrintendenza di indagare approfonditamente sul sito. La Sicilia è particolarmente ricca di vestigia del passato, quindi continua ad essere oggetto di saccheggio di reperti destinati al mercato clandestino dei beni d'arte. Il fenomeno interessa numerosi siti dell'isola, ma in particolar modo la nostra provincia e la zona sud della nostra provincia stessa, dove oggi è stato scoperto questo reperto e soprattutto questo sito archeologico. Procuratore, lei parlava dell'importanza di questa collaborazione sinergica per aver trovato un sito importante. Sì, che poi è la cifra della qualità sempre delle indagini. Tutte le volte in cui si riesce a lavorare in modo trasversale e collaborando a più livelli, in più settori, si ottengono i risultati migliori. Nel caso di specie è una collaborazione necessaria, perché il nucleo specializzato non può fare a meno della territoriale, e dall'altro lato lo stesso nucleo, proprio per mantenere alto il livello tecnico della prestazione, quindi del livello di accertamento, ha bisogno del supporto tecnico a sua volta degli organismi specializzati. E questo è un tipico caso, proprio il caso di scuola, in cui si arriva all'identificazione grazie al supporto della territoriale, e dall'altro lato, una volta intervenuti, è stato fondamentale e necessaria l'indicazione offerta dalla sovrintendenza. Questo è il modulo operativo, diciamo, virtuoso, che poi è quello che seguiamo ormai sempre in tutte le indagini di livello, che hanno necessità della sinergia e di più professionalità. Come si arriva a scoprire l'affittuario e soprattutto il sito? Beh, ci sono tante componenti, c'è il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, come dicevo durante anche la conferenza, ci sono le tecnologie che oggi permettono di controllare il territorio anche a distanza, avvalendosi appunto di internet, quindi queste due componenti principalmente hanno permesso di individuare il luogo in cui appunto insisteva questo sito archeologico che merita ovviamente ulteriori accertamenti. È stato un ritrovamento importante fatto da noi del tutela patrimonio culturale in sinergia con l'arma territoriale, così come sempre avviene. Era un sito non censito appunto dalla soprintendenza, quindi ci saranno poi tutte le verifiche ulteriori, gli approfondimenti per capirne appieno quella che è la valenza del ritrovamento, e comunque già di per sé dai primi accertamenti ha un valore assoluto questo ritrovamento di questo sito, che è di età ellenica del III secolo a.C., quindi importante per noi.